L'associazione Mola, che fin da subito ha accettato di collaborare con noi. E infine le numerose attività che ci hanno prestato il materiale necessario. È proprio dal nuovo Vangelo di Giacomo che vogliamo partire. Da esso sappiamo che i genitori di Maria si chiamavano Anna e Gioacchino e concepirono Maria in tarda età, dopo una vita sterile, vergognosa per gli ebrei del tempo che ritenevano dovere fare.
mia guida. A 14 anni, sono sacerdote che trovando la festa, ordinò a tutti i discepoli della casa di Davide si presentassero al tempio con dei lami. Il proprietario del ramo sarebbe finito e dal quale sarebbe uscita una colomba sarebbe stato una colomba. Giuseppe sarebbe morto, ma non consegnò ora. Io, con un modo di fare, con questo anello, io consacro me stesso a te. Io consacro me stesso a te. Secondo la legge di Mosè. Secondo la legge di Mosè. Giuseppe, accolgo te come mio sposo. Amen. Un giorno Maria si vede una visita inaspettata. Dio le mandò la grazia di Gabriele. Ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. Chi sei qui? Che ti fai qui? Non temere, Maria, perché ho trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Ma com'è possibile? Io non conosco un uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, con lui ne nascerà, sarà così santo e chiamato figlio di Dio. Ecco, sono la serva del Signore. Avvenga di me, secondo la sua parola. Il concepimento virginale di Gesù da parte di Maria, avvenuto per volontà divina, è considerato un evitato da tutte le confessioni cristiane, le quali fondano la propria dottrina sul Vangelo. Certamente è un dogma difficile da comprendere e da accettare. La virginità di Maria è un antico canto narrativo siciliano, diffuso a Poggetto, in provincia di Palermo, tratto dalle raccolte di Salomone Marino, pubblicate nel 1867. È un componimento di catechismo popolare che descrive un singolare incontro tra un turco e un poeta mariano. I due personaggi dialogano sul mistero della virginità di Maria. In particolare, il turco, che nella tradizione popolare rappresenta simbolicamente lo straniero venuto da lontano, che si converte al cristianesimo, chiede al saggio e sapiente poeta naturale di spiegargli come sia possibile questo mistero. Com'è che la Virgine Maria è la sua domanda? Il poeta risolve il quesito attraverso la metafora della vita, riflessa in uno specchio. Infatti, se ci si mette davanti ad uno specchio di cristallo, appare l'immagine di un'essa. Tu guardi dritto e illo guarda via. Ma appena ci si sposta, l'immagine scompare e lo specchio ritorna immacolato. Lo specchio senza mappa scassa. Così, secondo il poeta naturale, un Cristo, verme di Maria, si incarna, nasce e fugge da lasso.
gemito, esulta nel Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'unità della sua serva. D'ora in poi, tutte le generazioni mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto in me il mio tempo. Ma, come Nanna Matteo, Giuseppe, visitato il fronte dall'angelo, viene rassicurato e il cattivato si assume la paternità di Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che ha generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Accetterò il consiglio dell'angelo, prenderò Maria come mia sposa e sarò il padre di suo figlio. Vieni Maria, vieni! Come on.
a servire la cena ai loro numerosi ospiti. Permesso. Che cosa volete? Cerchiamo alloggio in questa locanda. Cercatela altrove, la locanda è completa. Ma abbiamo già chiesto in tutte le altre locande della città e ci hanno detto che sono tutte occupate. Andate via e non fateci perdere altro tempo. Non vedete che stiamo lavorando? Bussano così alla porta di una casa. Sono Giuseppe, e vengo da Nazareth di Galilea. Sono qui a Betlemme di Giudea per il censimento. Ormai è calata la notte e mia moglie Maria ha freddo. Potete ospitarci solo per questa notte? Ma non è inazibile, padrone. Mi dispiace, ma io non potevo aiutare. Durante il quale si accendeva il forno e lo si conduceva alla giusta temperatura per la cottura del pane. E finalmente, levando il coperchio che chiudeva l'imboccatura, si scorgevano dei bei pani lievitati, fragranti e dorati. Yeah.
inaccomunicati, persino annunciati. In questa taverna, un gruppo di giovani ragazzi e ragazze stanno festeggiando allegramente, brindando con vulcani e colpi di